La ricerca CETIF 2015 ha esaminato gli effetti attesi di T2S sull'operatività delle tesorerie bancarie. Quali sono i principali benefici che le banche si attendono e qual è l'orizzonte temporale che avete preso in considerazione? Allora, abbiamo analizzato questa ricerca grazie al contributo delle tesorerie italiane su due wave future, quindi l'orizzonte temporale è l'orizzonte del 2016 e del 2017. Abbiamo deciso infatti di analizzare i benefici rispetto a queste due wave perché lo scenario attuale è uno scenario ancora con alta incertezza. La ricerca ha quindi analizzato come benefici principali i collateral savings e i liquidity savings. In particolare sul collateral savings le banche dichiarano che entro Wave 4, quindi entro il 2017, più del 43% delle banche avrà una piena valorizzazione positiva, quindi un pieno beneficio dall'ottimizzazione del collateral management. Anche il tema di autocollateralizzazione è considerato forse una key application o comunque un beneficio atteso molto importante per i tesorieri delle banche italiane, già in Wave 2, ma ancora di più in Wave 4. Sul tema dei costi, la ricerca che cosa ha evidenziato? Sicuramente sul tema dei costi ci aspettavamo di avere dalla ricerca maggiori evidenze rispetto ai risparmi che il sistema nella sua interezza avrebbe potuto portare. E, su questo le banche ci hanno dichiarato invece di essere ancora un po' preoccupate, non solo per i costi di settlement, ma anche per i costi organizzativi dei T. In particolare su quest'ultimo, i costi di T, la maggior parte delle banche ci dichiara che sia in Wave 2, ma anche in Wave 4, ritengono che i costi di running, cioè i costi gestionali della piattaforma e del sistema, potrebbero essere uguali o se non addirittura anche superiori ai costi attuali. La ricerca proseguirà? Assolutamente sì, dall'analisi di questa ricerca abbiamo evidenziato come i dati e le sensazioni e le attese da parte delle banche siano in continuo cambiamento, per cui l'evoluzione che anche il progetto T2S sta avendo e anche questi possibili delay delle wave ci richiedono di ripetere questa ricerca per magari consolidare alcuni benefici o alcuni costi e sperando che non siano più solo attesi, ma che siano anche poi effettivi. E quindi il nostro auspicio è per il prossimo anno e per gli anni a venire di continuare su questo tema e su altri.